tutti e benvenuti, benvenuti a Eccoci Qua. Io, eccoci qua, dovrei dire, eccoci qua, eccoci qua. Noi grandi artisti del varietà, ma io non dico eccoci qua perché sono sola, quindi dico eccomi qua, perché Franco sta dall'altra parte che sta filmando cose, eccetera, che lui filma, fa pure, e mi sta arrivando pure uno, chissà chi è, boh. Comunque c'ha praticamente fatto un segnale, e io invece dico eccoci qua lo stesso, perché sono in compagnia di una grande amica, di una sorella, di un fratello che per me è stato eccezionale, è stato pazzesco, è stata vita mia. E voi lo sapete quello che dico di Antonio Sorrentino, che è il più grande artista tra tutti quelli bravi napoletani, ma io dico quelli più bravi napoletani. E hanno avuto, che di fondo, ha avuto la sfortuna di morire, perché se no, se Antonio non moriva, stava proprio nel, come si dice, nel cielo stellato delle stelle. Ci sta lo stesso, però non può rompere le scatole a quelli che stanno giù. Questo è il problema, che se c'era lui, gli altri sparivano. Io sono oggi con Raffaella Sorrentino. Ciao Raffaella. Ciao Bella. Allora, grazie di avermi invitato. E io, questa è una trasmissione che facciamo con Franco Capasso, e la facciamo dedicata a quello che vogliamo, un argomento che ci piace, che ne so, una cosa che è successa ieri e pensiamo che sia giusto pubblicizzare, la dedichiamo a dei personaggi, ma abbiamo pensato a 3-4 personaggi che non ci sono più, tra i quali Antonio, e dedicargli proprio una puntata intera per far conoscere al pubblico, specialmente i giovani, chi era Antonio Sorrentino. Ti posso interrompere un attimo? Ricordati, gli artisti, quelli veri però, non muoiono mai. Infatti così è, perciò ho detto, lui sta sopra tra le stelle, infatti, poteva stare qua a rompere, perché quando uno fa l'artista lo fa bene come lo faceva lui, può anche dare fastidio, invece ma lui dalle stelle può dare fastidio lo stesso, perché certo. ci sta sempre. E poi vi dico anche una cosa, che non è vero che, come diceva giustamente lei, un artista è un artista sempre, a tutto tondo, ed è sempre artista, quindi anche se uno muore, resta. Però il nostro dovere, il mio, da collega, da artista, da sorella, e tu da sorella di carnale, certo, è quello di farlo ricordare al pubblico a casa, quelli che ci vedono, ma soprattutto ai giovani, ai che giovani. I giovani non hanno prima di tutto una memoria corta, sia i giovani che i grandi, ma non hanno la cultura ancora di capire certe cose, ma non qualcosa, perché tengono in testa altre cose, quindi noi ne parliamo talmente tanto, che si devono interessare. Ma tu chiedi a un giovane se conoscono Nino Taranto, se conoscono la signora Conte, Luisa Conte, cioè diranno di no, perché ovviamente ci deve essere una scuola che deve insegnare a questi ragazzi che si sono passati sulla terra, e insomma questi grandi illustri che non ci sono più, e vengono ricordati, come no? E questa è una cosa che ha detto lei bella, ti volevo ricordare che... ecco, non c'è, vabbè, non la metti dopo, e che praticamente dobbiamo farlo proprio una specie di, come si dice, di missione, di missione, certo. Brava, che non mi veniva la parola in tutto, certo, questo, grazie, e per ricordare queste persone, giovani, anziani, vecchi, grandi. Mo, per esempio, su Facebook, ma anche sui social, c'è qualcuno che fa non so se hai visto, le pagine ricordando quelli meno famosi, poi ma viventi e non viventi, poi c'è qualcun altro che ricorda la pagina di Nino Taranto, l'altro la pagina di Totò, di Totò ce ne sono tantissime, però voglio dire, è importante. Anzi, io ho visto che quando io non sono stata bene, che ho stata male, dopo ho trovato, e me li sto vedendo mo', un sacco di gente che ha scritto, che si informava, ma soprattutto tante fotografie, tante cose. A me ha fatto piacere, non vi nascondo che è bellissimo. Ma tu sei un'icona a Napoli. Lo so, ma non è che il fatto che è dell'icona, è proprio il fatto che mi fa piacere che la gente si è ricordata di me, chiedevano come stavo, come non, certo, stavo, certo, ed è una cosa molto importante. Boh, lasciamo perdere tutte queste cose qua, prima che Franco arrivi da questa parte e ti fa qualche domanda a lui. Io voglio capire, vogliamo far conoscere Antonio Sorrentino, il grande Antonio Sorrentino. Che facciamo? Mandiamo subito una canzone, un brano? Una bella canzone. Vabbè, allora ecco, vediamo che ci mandano dalla regia. Antonio Sorrentino che canta, mi pare che è Reginella, però non sono sicuro, ma vediamo.
abbondanza, ma la voglia buona avanzerà di tuoi amore. Carme, Carme, sto solo non mi basta, ma ce ne vuole tre. Carme, Carme, i son che buona basta, va contenta tutte e tre. Carme, Carme, tu che sta non lo faccia, ma però tu li ha sapere. Carme, certo, vedere queste fotografie che tu carinamente mi hai portato da casa, perché dovete sapere che io, con noi, eccoci qua, andiamo in giro e andiamo anche nei posti più strani. Mo per esempio avremo un Avellino dove ci sarà della gente che andiamo a vedere, cioè. Però purtroppo per la mia condizione, per le mie condizioni di salute, io lo diciamo, che mi fa pure piacere dirlo, perché sennò la gente pensa che io sono guarita, sto facendo la televisione e sarà. No, io sto facendo semplicemente la televisione, è quello che posso fare, perché io sono con le stampelle, non cammino ancora, e questo è il problema, diciamo, è meglio che chiariamo la gente. E quindi lei carinamente, siccome abita, cioè ci sono un po' di scale da fare là, al secondo piano, senza ascensore. C'è, ma non si vede. Bravo. E allora praticamente ho detto, Raffaele, fammi un piacere, mi faceva piacere fare questa cosa con Franco qua su Antonio, e quindi ho detto, siamo tutti i posti dove ci stanno da fare scale, cioè, a meno che è morto in braccio. Io mi ricordo l'anno scorso al premio Ambasciatore del Sorriso, lo sai che mi hanno portato con la sedia a rotelle? Ma mi hanno portata, non finirò mai di ringraziarli, i vigilanti, sono lì 4-5 loro, certo, baldi giovani, come diceva Totò, i pezzi di Marcantonio, e mi hanno portato su a prendere il premio. Io dico sempre la verità, non dico mai bugie, perché è tutto controllabile. Se andate a vedere proprio ieri, mi sono arrivate le foto che c'è questo premio che sta qua dietro, che è il premio Ambasciatore del Sorriso, che poi tra l'altro mi è caduto pure un compagno questo premio, e mi stava rompendo il piede. A me Erminio Sinni, il grande cantante Erminio Sinni, mi conosce. E niente, tornando a questo, lei è stata così carina che mi ha portato delle cose, delle fotografie che poi commentiamo insieme. Allora, questa è Antonio, a un certo punto della sua vita ha fatto questo incontro magico con Beppe Menegatti, che è il marito di Carla Fracci, che io pure ho avuto il piacere di conoscere e fare qualche serata con loro. E non lo so se c'era pure Antonio, forse sì, c'ho anche delle belle foto. E praticamente con Carla Fracci, che è una persona adorabile, pensate che io quando ero ragazzina Antonio rideva perché faceva, ma tu vai con quello che fa il cigno di Caianiello, perché io mi vestivo da cigno e facevo il cigno di Caianiello, vestita da ballerina chiaramente. E quindi per me è come se Carla Fracci avesse avuto la puzza sotto al naso, pensate, no. Invece no. Carla Fracci è una persona semplice, umile, adorabile, anche una persona che a quel livello è una grandissima artista, ma soprattutto una grande donna. Ecco. Allora, qui abbiamo Antonio da solo, che abbiamo visto, e qui è con Carla e il ballerino, l'Etoile, come si chiama? Daniele Scrittini. E qui invece Antonio da solo. Sì. Lui che faceva in questo... Il cantante. Il cantante. Filomena Marturano, per i 100 anni di Edoardo De Filippo, sì. Fecero... questa commedia ballata da Carla Fracci. Bello. Sì, bellissima, a San Carlo di Napoli. Fu un evento straordinario, stettero una settimana, mi pare, o 15 giorni, turno A, turno B, turno C, e dei pieni, dei sold out straordinari proprio, devo dire la verità. Meraviglioso. Antonio era entusiasta, le faceva il personaggio che cantava. Sì, un personaggio che gli piaceva, certo. Noi non abbiamo un... Io c'ho un video. Ce l'hai? Adesso no.
No, vabbè, ma ce l'hai. Sì. Che magari facciamo una promessa, se non riusciamo a mandarla in questa puntata. Non so se magari si vede bene perché è amatoriale. Mm. Perché vabbè, siccome a San Carlo non vanno a fare una foto, lo so. Di nascosto lui si fece fare su video, lo so. Ma è amatoriale, dovete passami pure passami questo che mi hai portato, vediamo cos'è. Vabbè, questo è il mercato del sabato, che si faceva in Rai 1, sì, con Luisa Rivelli. Eccola qua, vabbè, Luisa Rivelli, anche lei una donna straordinaria, sì. E questa è una bella trasmissione. Antonio ospite con Fausto Sarli, sì, con tanti state vedendo? E questa è un'altra cosa che mi ha portato. Lei, pensate che lei a casa, un po' come casa mia, sì, è tutta la casa di Raffaella, è tutta dedicata a Antonio. Casa mia parla di quindi, Antonio. Parla di Antonio, quindi, c'ha, quindi magari la prossima volta, appena sto un po' meglio, vieni. Mo me la vuoi prendere pure quello, facciamo vedere pure quello là. Sì. Che cos'è? Vabbè, questo andarono a cena a casa di Gaetano Altieri qua. Sì, da Gaetano. E poi invece a Totico fu quella maggio. Guardate che bello, che meraviglia. La facciamo vedere, questa è stupenda. E poi diciamo, dico delle cose di pupilla così. Vabbè. Allora, a casa di Gaetano Altieri, che devo dire? Gaetano anche lui ci ha lasciato, tre anni fa, e mi dispiace tanto perché Gaetano era proprio, era il nostro, diciamo, il nostro, sì, padrino, il nostro, la persona che ci proteggeva di più a tutti gli artisti, specialmente poi noi, eravamo molto legati a Gaetano. Sì. Allora io mando un bacio a Gaetano, ovunque tu sia, e chiaramente ringrazio, saluto la famiglia. Lo stesso anche a Pupella. E Pupella, uguale, Pupella, io ho delle foto meravigliose e vi racconto un aneddoto, lo racconto pure a te, ma penso che tu lo sai. Praticamente a Roma noi uscivamo con Pupella Maggio, sempre, Antonio faceva ogni sera, faceva no, noi mi trovavamo a Pupella. Allora dovete sapere che io avevo un rapporto con Pupella speciale, perché quando io passavo sotto casa di Pupella, che era ragazzina, Pupella faceva, tu i ripigli a capo, cioè, vire e filare lì, perché ci teneva molto che dovevo filare dritto, e quindi praticamente avevo questo rapporto. E poi da quando lei recitava, da sempre, io andavo in teatro e le regalavo o un Pierrot, o una bambolina, o un di porcellana, o un pupazzetto, sempre. Infatti l'ultima volta che poi ci siamo viste era non so se ti ricordi, quando lei fece quello spettacolo al Diana meraviglioso, sì, presentò il suo libro, sì, che ho là con una dedica meravigliosa, e praticamente io, ma non me l'ho mai nemmeno alzato, c'era Antonio Casagrande, lei disse una cosa che me la porterò per sempre nel cuore. Io dissi, Giulio Baffi gli fece la domanda e disse, che sono le persone che ami, a quale vuoi bene? E lei disse, io voglio bene a Edoardo, Antonio Casagrande, a Lucia Cassini. Io ti giuro, volevo svenirla, perché non, io dissi, mo ha detto questa cosa e io mo tengo tutta la gente contro, chiaramente. Invece, no, furono carini, l'applauso, però io me lo ricordo come un fatto per me drammatico. Sì. Allora, e poi lei si gira per sdrammatizzare e fa, che mi hai portato stasera? Perché io le portavo sempre questi regalini. Allora io figliai da dentro la borsetta che teneva, siamo in prima fila, ti ho portato una bambolina, ma te la posso dare, mo? Come no, non mi vorrei, sono venuto per questo. Fu bellissimo. Era bella, bella. Io sto cercando la, come una pazza, la registrazione, ho trovato delle foto, ieri a San Carlucci, insieme. E quindi, però la cosa bella che volevo raccontare, tu non so se lo sai, che Antonio tutte le sere quando stavamo a Roma mi diceva, stasera marci con Pupella. Sì. Ma non perché aveva una mazzata pronta, mi faceva piacere. Solo con Pupella arrivate alle 2 a notte, andavamo a mangiare, eravamo a Roma, cioè, sì, arrivate alle 2 e mo che facciamo? Oh, mamma mia. Sì, sì. Come che facciamo? Erano le due, insomma, e ce la portavamo in giro Antonio con la mia macchina, guidavo io, giravamo e andavamo dovunque con Pupella Maggio. Quindi io ho questo ricordo meraviglioso, bellissimo, di una Roma di 20 anni fa e passa anche di più, e una Roma bella, Roma, come Roma non fa la stupida stasera, ecco qua. Vabbè, è Roma. Dimmi da me che ha dormito nel letto mio, è stata 15 giorni a casa mia. E racconto, dimmi. Mamma mia, è stata nel letto mio. Mamma mi faceva fare un sacco di risate. Poi diceva, posso mettere i piedi miei vicini ai tuoi perché mi ha già scarfato? Perché sentivo sempre freddo. Sentivo sempre freddo, essendo magra, magrissima. Mi chiamava Raffaella, con quella voce che, vabbè. Lui è particolare. Particolare. Vieni a lavare Terina. Che c'era la
che si faceva il bagno perché lei era una fissata, una donna pulita. Queste sono chicche, sono cose che voi non è che potete sapere in giro. Io dicevo, tengo a pupilla, mangio a casa, oggi compro pesce, faccio, dico. Lei diceva, no, voglio la capa. Perché se la doveva succhiare, mi faceva spensare, si voleva a capo, e zucchine, i cucuzzieri, le melanzane, questo voleva mangiare. Era una grandissima bella, donna, bella. A parte una grandissima attrice, e quindi chi ci è potuto stare vicino è meraviglioso. Bella, io pure a Todi andrei a trovarli, eppure che belli, pure io ho dei grandi ricordi. Allora, mo stacchiamo e mettiamo una cosa di Antonio Allegra, sì. Anche perché dopo ti devo dire una cosa importante. Va bene. Noi parliamo sempre di sfogliatelle, sfogliatelle. Allora, io non posso fare altro che ringraziarti moltissimo. Sì, io te la voglio offrire, però sì. Alla maniera mia. Alla maniera tua? Allora, vediamo, vai. Se il maestro Savio con la sua orchestra mi accompagna, grazie. Tu sei una venera, quando ti vedo non ragioni più, sta faccia d'angelo mi fa sparire, sta bocca fragola mi fa morire. È una sfogliatella di capisce, si capisce, sei bellissima, sei dolcissima, sei squisita come un bombo, sei tutto come un bombo, ma ti scusa, cioccolatina mia. Quando ti vedono, non c'ho andati e tu guarda, dice che è inutile, non c'è che fa, poi è sapemmo mangiare, scusa. Tu sei una sfogliatella di capisce, si capisce, sei bellissima, sei dolcissima, sei squisita come bombo, sei zuccoso come papà, fatti scusa, cioccolatina mia. Sei una sfogliatella di capisce, non si capisce. Sei bellissima, sei dolcissima, sei squisita come un bombo, sei zuccoso come papà, fatti scusa, cioccolatina mia. Eccolo qua. Lui è Franco. Io mi scosso da te, Franco. Eccoci qua, naturalmente, perché, con Lucia, perché c'è il Covid. Appunto, ci hanno criticato, perché tu sai che la gente è carina e buona, tutto quello che vuoi, ma come hai detto tu prima, c'è un'ipocrisia in giro e c'è una cattiveria unica. Allora, se vedono che stai facendo una cosa che va bene, piace, sì. E però non fatemi sa mascherina. Allora io ti spiego, guardate che la mascherina non si mette dai conduttori, possiamo mantenere una distanza, ma la mascherina no. Ce la siamo messi a giocare. La distanza ce l'abbiamo, siamo in tre qua, non ci parliamo così perché sennò magari qualche schizzo ci può sempre essere. Io però non ho la salivazione abbondante, lui lo stesso. Vai Franco, è tutto tuo. Quindi, eccoci qua, un programma prodotto da Club Economy Communication con Lucia Cassino e Franco Capasso e naturalmente oggi una presenza importante, Raffaella Sorrentino. Allora Raffaella, una domanda. Tuo fratello, ok, un personaggio molto conosciuto quando era tra noi artisti, certo. Qual era la sua comunicazione verso gli altri? Perché per avere successo uno deve avere una comunicazione diretta e nello stesso tempo ottenere un successo. Qual era la parte ottima della comunicazione? Allora Antonio, innanzitutto la sua comunicazione era direttamente con i giovani, perché lui amava i giovani, li aiutava in tutte le sue sfaccettature ai giovani, che non voglio dire cose cattive, però nel bene e nel male li aiutava, economicamente anche. Sì. Poi si cresceva i bambini a distanza, diceva a me che c'aveva 7 figli che stavano in Africa
e scriveva bambina di sale, che alla fine trovavamo dei vaglia che li faceva per mandarla a sti bambini. Poi insomma, il suo lavoro era diretto con le persone, anche perché a lui gli veniva spontaneo recitare, non gli bastava leggere un copione, bastava una volta e già lo sapeva a memoria. Infatti c'era un'annotazione di Patrizio Trampetti, Patrizio come no, che disse: io ho provato a lavorare con lui nello spettacolo Angeli del Sud, sì, che debuttarono a Caserta Vecchia con la regia di Eugenio Bennato, e disse: come lui nessuno, non ho mai visto una persona, un artista che legge un copione e alla fine non più di tanto. Era bravo, insomma, voglio dire. Sì, lui perché... diciamo, quando discutevamo, diceva che lui aveva una memoria fotografica, perché gli, esatto, attori, ci sono molti attori che hanno una memoria fotografica, io pure. Cioè praticamente io vedo quello che c'è scritto e dopo 10 secondi già lo so a memoria, sì, senza aver studiato. Ma questo, per esempio, a me, ti faccio la confidenza, a me mi salvava a scuola, quando era a scuola, piccola, mi salvava, perché io non studiavo pochissimo, poi andavo là, magari 2 minuti, dicevo, devo interrogare Cassini, deve essere interrogato, allora posso venire dopo lei, io andavo là, ma prima cosa, con la memoria fotografica e poi, e acchiappavo sempre. Però io onestamente dico ai giovani che la scuola della strada è quella più efficace, certo, per un artista, certo, perché... quando si hanno delle capacità professionali dopo, è importante la strada, perché sì, il personaggio se lo sentono cucito addosso, come Antonio che faceva Viviane, non gli prestava tanta fatica a lui, perché gli usciva a spuntare, si sentiva Viviane. Parlavamo dell'università della strada, diciamo l'università che insegna a essere uomini, a capire il popolo cosa vuole, cosa vuole percepire come sensazioni, perché l'artista di strada riesce a captare qual è la sensazione che la persona vuole. Antonio era riuscito a capire qual era la comunicazione giusta verso i giovani, perché chi fa sociale vive con i giovani e nello stesso tempo ha un contatto diretto verso il popolo. Certo. Oggi abbiamo anche il nostro ospite di onore, ma quello è geloso, quindi... è geloso. Oggi Antonio è ricordato perché Antonio ha fatto dei grossi eventi, ha partecipato a grosse manifestazioni e nello stesso tempo ha avuto dei tributi molto alti a livello nazionale. Lucia, qual era il tuo rapporto con Antonio? Antonio era mio fratellino, era un cucciolino mio. Tieni presente, lei prima ha detto una cosa, ha detto lui capiva, all'epoca andava molto per i giovani eccetera, ma i giovani ai quali si rivolgeva Antonio allora, e gli stessi giovani ai quali mi rivolgevo io, eravamo noi. Perché, certo, perché praticamente Antonio è morto 20 anni fa, giusto? 22 anni fa, a 39 anni, 38. A 38 anni, oggi avrebbe 60, quasi 62 anni, per tieni presente, se ti fai un calcolo, nel meglio della sua carriera, 30 anni fa, lui si rivolgeva ai ragazzi dai 20 ai 30 e anche al pubblico fino a 45, perché era il pubblico dell'epoca, come il mio pubblico, il pubblico dei cabarinieri, di Lucia Cassini, era un pubblico, quello d'élite, perché poi i famosi cabarinieri con Enzo De Caro, con Massimo Troisi. Perché pensa un po' che praticamente all'epoca si faceva il cabaret e il pubblico della smorfia era un pubblico, diciamo, di ventenni, perché dai 20 ai 25 era un pubblico che amava quel tipo di battute. Il nostro, dei cabarieri, che eravamo molto politicizzati, molto molto, perché sociale e politicizzato era la stessa cosa, andavamo praticamente, era un pubblico che dai 30 in su, la stessa cosa di Antonio, che gli spettacoli di Antonio erano molto 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 sociali, politici, come diciamo, no? Era molto, faceva Viviani, e chiaramente Viviani lo vedevano molto, non i ragazzini, diciamo la verità. Quindi quando lei ha detto quella cosa, il pubblico al quale
faceva riferimento a Antonio, era proprio il pubblico, eravamo noi, perché il pubblico che all'epoca era la nostra fascia d'età, 25-30 anni, certo, questo accoglievate la comunicazione, quindi per me, con Antonio in un certo modo. Per quanto riguarda il mio rapporto invece con Antonio, non per me era un cucciolino, era un fratellino, lei è la sorella vera, io invece era la sorellina, perché faceva pur certi cazziate, faceva scherzi a me, che mi ha combinato, vabbè. Era molto 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 legata a me, per tante cose stavamo molto insieme. Lui aveva moltissimi artisti intorno, che lo amavano e uscivamo insieme pure, cioè, ma come me nessuno mai, perché lui aveva un rapporto veramente, come devo dire, affettuoso, andavamo in vacanza, spesso insieme andavamo da lei, era una cosa... Con Giacomo Rizzo pure, eravamo molto molto legati, infatti speravo che Giacomo... Era un altro tipo di amicizia quella che oggi non c'è stata. Bravo, era un'altra cosa, era l'amicizia che artistica era... Bravo. Vera che si rispettava sia la persona non sia era, il ruolo della persona. Non era l'amicizia tanto per l'amicizia, perché adesso è tutto che, per esempio, molti amici, molta gente a me, si fa fotografie con me... No, si avvalgono della personalità dell'altro. No, niente, io non l'ho mai fatto con nessuno, non mi è mai fregato di farlo, e con Antonio non l'ha mai fatto con me, eccetera, anzi... quando lui aveva una cosa da proporre, mi chiamava da Roma, viene subito perché è stata a fare una cosa importante, io correvo perché ci davamo una mano tra di noi, ci aiutavamo, ci volevamo bene. E questa era la strada, nel senso di riuscire a restaurare dei rapporti. Lui era straordinariamente tra colleghi, bravo. Una comunicazione, questa è la parola, lavorativa, sì. E sentimentale nel senso amicale, sì. Per quei rapporti con le terze persone. Sì. Ha lasciato un grande vuoto. Sì. Un grande vuoto che... si sente, si vede, non c'è nessuno come lui, persona. Nessuno mai, dico io. Quali erano le ambizioni di Antonio? Ma Antonio era soprattutto, non perché mio fratello, una persona per bene. Le ambizioni erano quelle lavorative, quello che sì. Voleva, cioè diceva una cosa, la devo fare, o non la farò. No, la farò, insisteva, si ripeteva in lui stesso, la devo fare, ci devo arrivare, e ci riusciva. Questa era l'ambizione più forte che aveva lui. Infatti anche quando si decise per andare in Giappone, lui non ci voleva andare, è stato il viaggio stressante, molto lungo, però andò in Giappone a fare 900 napoletano, scelto da Garofalo, da Bruno Garofalo. E là anche fu un successo, tanto è vero che si imparò pure delle parole in giapponese, e lui là sopra vendeva, non so, gli arachidi, sì, e lo diceva in giapponese, aveva applausi, sì, a me l'hanno raccontato perché io non c'ero. E no, beh, queste erano le sue ambizioni, quelle di lavorare tanto e dare tanto al pubblico. Io mi sto per tutte e due, Moia, perché vediamoci una cosa, no? La gente, così diamo possibilità. Io farei una cosa, mo, mi vorrei dedicare una canzone che lui mi dedicava, che è Occhi che ha ragionato. Raffaella mi ha portato un filmato che è una chicca, perché non si trova da nessuna parte, no, da nessuna cosa. No. Però è un filmato fatto era dal teatro. A Napoli, Agnano. Sì. Beh, siamo qua. Con Raffaella che mi ha portato un regalo meraviglioso, perché era una locandina dell'ultimo spettacolo di Antonio che però fare. Che doveva fare e poi non ha fatto, infatti c'erano già le locandine e tutto. Passiamo a me, a speranza dove te, con maiera. Ma che vita che sta qua, si dà vinna per mezz'ora in libertà. Ma di chi te la rita, che non suona, che sa accatta, te può da felicità. Ma di chi, ma come fa, tanto fa un suo dispietto. Stai morendo per campare, piglia e faccia sta paura, fui a visti di chi scura, non ti faccio arrabbiare. Se in da me non ci va niente, pensieri se è sincero, vola.
scagnà, la guagliona che cantava libertà. Ma di chi te la rit, che non suona, che s'accatta, da botta felicità. Ma di chi ma guarda, tanto fa chi su di spiega, stai morendo per campà. Se da me non ci vuoi niente, non pensieri, se è sincero,